Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Sirius. Ci ritroviamo per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia con Antonella E Intranò. Ugo Lombardi, buonasera. Grazie Saluto Ugo Moreno, lo ringrazio per la regia. Grazie Ugo, ben trovato. a voi e buonasera a tutti quanti. E saluto Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Ciao Massimo. Massimo. Ciao a tutti. Con noi questa sera il nostro Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com. Ciao Aaron, ben trovato. Ciao a tutti, buonasera, buonasera agli ascoltatori. Allora Aaron, a breve faremo una carrellata sui tanti articoli pubblicati sul sito di antimafia2000.com. Per il momento do la linea a Ugo per i saluti al network e di seguito a Massimo per gli ultimi aggiornamenti. Ugo? Ti ringrazio Antonella. Da diverso tempo ormai, come mia consuetudine, come mia abitudine dire, ci sono diverse web radio che aiutano, che collaborano a Radio Saiuz, che sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio, Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ovviamente ci si può seguire alla nostra pagina Facebook su Radio Saiuz, che la chat è aperta e consiglio sempre di iscriverci, come anche sul sito al link radiosaiuz.it sulla nostra web TV, e quindi anche lì la chat è aperta. Poi da diverso tempo ormai, sono diversi mesi, c'è il nostro Media Center, quindi al www.saiuzmedia.it. Come login basta mettere ospite, non c'è bisogno di password e si può comunque tranquillamente recuperare tutti quei programmi che magari si sono persi o che semplicemente si vogliono rivedere senza problema. E con questo è tutto, vi ripasso la linea. Credo Massimo? Sì, allora prima pensavo che Antonella a sua volta me la rigirasse. Allora, questa volta la linea ha fatto, come dire, un percorso diretto e non con tutte le fermate, no? Allora, benissimo, al 2208 saluta anche il vostro ospite Aaron Pettinari di Antimafia 2000, testata All News di Palermo, www.antimafia2000.com, 2000 scritto in lettere, ecco, molto interessante, invito tutti ad andarla a consultare. Dunque, c'è una notizia che è arrivata proprio in questo momento, anzi, devo dire che ce l'ha segnalata la regia, proprio Ugo, che ringrazio. Dunque, c'è stata una sparatoria in Florida, ci sono diversi feriti, si parla anche di eventuali vittime. Praticamente è stata una sparatoria dunque, che ha avuto luogo in una scuola superiore di Parkland in Florida. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, i soccorsi, anche devo dire in maniera massiccia, stando poi alle immagini diffuse dalla CNN, le emittenti internazionali intercontinentali. Ci sono molti agenti delle forze speciali che avrebbero fatto irruzione in un edificio. Ora non è ancora chiaro se l'autore sia stato fermato o sia ancora attivo. Ci sarebbero, allora si parla di 3 morti secondo l'ABC. Anche altri media, tra cui la CBS, riportano di alcune vittime e almeno 50 per quanto riguarda i feriti. Le forze dell'ordine sul posto hanno ordinato agli studenti di barricarsi all'interno degli edifici del campus. Questa dunque è la situazione. Una notizia in evoluzione, ecco, eventualmente se ci sono degli aggiornamenti di rilievo, potremmo sentirci in coda a Osservatorio Antimafia, vale a dire intorno alle 23. Veniamo ora alle altre notizie, ce ne sono anche di importanti, infatti proprio intorno alle ore 20 abbiamo interrotto i programmi per un aggiornamento di RST Informa, perché c'è stata una grande, devo dire, grandissima voragine a Roma, sono cadute anche delle auto per diversi metri. Poi un'altra notizia ancora, c'è stata una nevicata fitta sul Vesuvio, una nevicata improvvisa, ci sono dei turisti bloccati con le auto. Adesso praticamente grazie alla protezione civile
si stanno portando in luogo sicuro. Queste dunque le notizie degli ultimi momenti. Veniamo adesso ad un'altra news degna di essere messa sotto i riflettori. È una notizia, devo dire, grave, perché siamo a Piacenza, di fatto una professoressa di una scuola della provincia di Piacenza è stata più volte colpita ad un braccio, che sembra che questo braccio aveva già dei problemi, è stata colpita a questo braccio da uno studente di prima media ed è finita al pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni. Il ragazzino è stato sospeso con l'obbligo di frequenza e la scuola ha presentato una denuncia per infortunio sul lavoro e una segnalazione ai servizi sociali. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano Libertà. L'episodio è di qualche tempo fa. Appello del sindacato degli insegnanti, Gilda, la quale dice i genitori rispondono delle azioni dei figli. Dunque, 22:11, la notizia quindi in primo piano, questa sparatoria in una scuola in Florida, ci sono morti e feriti, saremo più precisi se avremo notizie al termine di osservatorio antimafia. 22:12, restituisco la linea ora ad Antonella Antonò e Ugo Lombardi, collegati da Bari, per la conduzione del programma. A voi. Grazie Massimo, e scusa, ma prima c'è stato un piccolo problema col microfono, ecco perché non ho potuto passarti la linea. Allora, Nessun Aaron, problema. ben trovato Aaron, grazie per essere con noi questa sera nonostante i tuoi innumerevoli impegni. Grazie, grazie a voi. Allora, Aaron, l'ultima notizia che ha dato Massimo mi ha un po' così fatto cambiare scaletta, nel senso che avrei voluto iniziare da un certo articolo pubblicato su Antimafia 2000, ma cambio idea. Perché? Perché questi fenomeni, queste aggressioni da parte di adolescenti o poco più nei confronti di figure istituzionali e non, perché in questo caso è l'ennesimo docente, alla fine dell'anno, all'inizio di questo, due ragazzini a Napoli sono stati aggrediti, hanno riportato delle ferite gravissime Scusa con... Antonella, scusa, c'è un aggiornamento proprio in questo momento, lo prendiamo la fonte dal televideo, c'è un lancio di notizia, praticamente ci sarebbero, è confermato, almeno 3 morti nella sparatoria in una scuola superiore di Parkland in Florida, frequentata da 3.208 studenti, una cinquantina i feriti, quindi questo è confermato, lo riportano i media, e poi c'è anche un altro elemento che emerge. Attentatore ancora in fuga, era armato pesantemente, indossava una maschera antigas. Ecco, potrebbe essere un ex studente. La scuola resta in lockdown con professori e studenti barricati nelle aule, in azione le squadre speciali. Il presidente Trump è stato informato. Quindi ecco, questa è un po' la novità proprio arrivata adesso. A voi di nuovo. Grazie Massimo. Dunque, Aaron, dicevamo appunto che c'è questa atroce realtà ormai sotto gli occhi di tutti noi, questi ragazzini, adolescenti o poco più, di una ferocia inaudita. E questo è stato messo in evidenza in un articolo a firma di Francesca Mondin, Camorra, adolescenti dal grilletto facile e storici clan che agiscono in silenzio. Quindi, sostanzialmente, nella relazione che riguarda il primo semestre del 2017, presentata dalla DIA, appunto, dalla Direzione Investigativa Antimafia, mette in luce la contrapposizione di questi due fenomeni in Campania, in questo caso. Da una parte ci sono questi ragazzini dal grilletto facile, senza scrupoli, senza alcun freno inibitore, e dall'altra parte ci sono i clan tradizionali che invece utilizzano ancora i vecchi canali di approvvigionamento e in più stanno dimostrando una certa capacità di infiltrazione negli apparati pubblici, no? È una situazione che ci deve allarmare forse da due punti di vista, sia da quello sociale che anche da una certa evoluzione che sembra la Camorra stia subendo in quest'ultimo periodo. Beh, c'è il fenomeno in particolare a cui si riferisce la relazione della DIA, ma diciamo che è un fenomeno che ormai da qualche anno a questa parte sta prendendo sempre più piede, è quello delle baby gang, se ne sente parlare molto in Campania,
chiaramente, però se ne parla anche in altre zone. Se ne è discusso, per esempio, anche a contro mafia e corruzione, l'evento che c'è stato a Roma da 3 giorni, organizzato da Libera insieme a Donciotti, e di fatto in uno dei vari. Nelle varie riflessioni, diciamo, di studio anche su questo fenomeno, si ragionava come, diciamo, questi ragazzini minorenni potessero prendere spunto anche da un punto di vista sociale, culturale o quasi di emulazione, addirittura con le fiction, diciamo, unidirezionali, chiamiamole così, o meglio, quelle Sì. che rappresentano solamente la faccia violenta e non magari il personaggio positivo e quant'altro. Diciamo che si è aperta una riflessione su questo. Chiaramente è un fenomeno su cui bisogna fare attenzione, desta sicuramente un allarme sociale, ma mi preoccupa questo, come mi preoccupa il discorso che da qualche anno è sempre presente, dove veramente ci sono attacchi fortissimi contro le scuole e contro gli insegnanti. Cioè, oggi addirittura mi ricordo qualche settimana fa di aver letto di una famiglia che aveva presentato un ricorso al TAR perché al figlio non era stato dato 10, ma gli era stato dato 9. Insomma, cioè, siamo di fronte a un assurdo sociale, culturale, veramente, veramente molto, molto forte. Insomma, ecco, in questo momento gli insegnanti sono messi un po' più alla berlina, e poi se si vuole. E forse potrebbe anche essere questo il motivo per cui molti insegnanti, magari poi dopo, che già hanno tanti problemi pure loro, tra virgolette, perché comunque chiaramente pure lì sicuramente ci saranno insegnanti bravi e meno bravi, come ci sono studenti bravi e meno bravi, come tutte le categorie presentano sicuramente eccellenze e meno eccellenze, però è chiaro che in questo momento. Una scuola che viene continuamente depotenziata, il ruolo proprio dell'insegnante viene sempre più, diciamo, bistrattato, al punto che addirittura si arriva anche a violenze fisiche di un certo tipo. Insomma, questa del ragazzo penso che sia l'ultimo caso, ma mi sembra che qualche tempo fa se ne discuteva addirittura di un genitore che era andato a picchiare lo stesso un insegnante. Insomma, se ne Sì, sta parlando ormai tanto in questi giorni. sono fatti che si verificano quotidianamente, si può dire. Quindi la domanda è anche rivolta ad una certa percezione che questi ragazzi hanno delle istituzioni. Una percezione sicuramente non corretta perché non gli è stata fornita in maniera corretta. Altrimenti non si spiega come mai le mamme calabresi hanno chiesto che i figli fossero portati via dall'ambiente onde evitare che potessero finire nelle mani dell''ndrangheta. Beh, questo è un altro. Credo che sono due discorsi separati tra loro per certi versi. Sicuramente abbiamo un problema che riguarda la percezione, diciamo, no, delle istituzioni, la mancanza di fiducia da parte dei giovani sulle istituzioni, ma non solamente da parte dei giovani, ma proprio da parte del cittadino comune, la mancanza di rispetto per le istituzioni. O quella che rappresenta l'istituzione, in quel momento potrebbe essere l'insegnante o comunque altri organi, lo stesso, la stessa maniera, perché comunque su altri fenomeni riguarda, come quello appunto delle baby gang, si parla di altri tipi di istituzioni, chiaramente non degli insegnanti. Poi c'è questo fenomeno delle mamme calabresi, le mamme di 'ndrangheta o comunque. Che praticamente hanno firmato un protocollo adesso con il Ministero delle Pari Opportunità, con Libera, con la Procura Nazionale Antimafia, per far sì che sia possibile, diciamo, questa, chiamiamola così, opera di salvataggio dei figli di queste mamme che decidono di rompere il legame con la famiglia criminale e magari affidare ad altre famiglie. Addirittura arrivare ad affidare i propri figli ad altre famiglie perché per evitare che questi figli possano fare la fine del genitore, magari che si trova in carcere o che spaccia droga o quant'altro.
è un fenomeno nuovo e sicuramente va accolto con grande favore, insomma, ecco, che si arriva addirittura a questo. Chiaramente queste donne vanno protette. Certo, perché poi comunque il rischio a cui si espongono è decisamente elevato e la storia ce lo insegna. Ma l'esempio di Lea Garofalo vale per esattamente, è il caso più eclatante, forse il più noto e il più conosciuto, ma ci sono tante storie analoghe, simili, e comunque è un atto di coraggio che va sicuramente sostenuto. Ma non trovi anche, Aaron, che questa nuova arroganza della criminalità organizzata sia proprio un modo per farsi beffa delle istituzioni? Qui a Bari l'altro giorno una giornalista è aggredita, schiaffeggiata, anzi lei dice di aver ricevuto un vero e proprio cacciotto da parte di una moglie di un boss. Ora è una reazione che si sta verificando sempre di più negli ultimi tempi. Beh, il video della collega Mazzola di Rai News 24 parla chiaro, che comunque lei sta cercando di rivolgere delle domande. A un certo punto arriva questa aggressione di fronte a chi non, da parte di chi non voleva rispondere a quelle domande. Diciamo che le domande chiaramente danno fastidio in questo momento. La collega Mazzola va sicuramente trovata la solidarietà da parte non solo di Antimafia 2000, ma penso da tanti colleghi. Chiaramente è indice un po' di un clima generale. Io penso, mi è venuto immediatamente questo episodio, mi ha riportato alla mente quanto avvenuto ad Ostia con i colleghi di Nemo e il clan Spada, sì, rappresentante del clan Spada. Lì chiaramente l'episodio fu molto più violento, magari bisogna fare gli opportuni e dovuti distinguo, però comunque fatto sta che si era di fronte a un giornalista che cercava di fare il proprio lavoro, cercava di fare delle domande in maniera, tra l'altro, neanche non in maniera violenta, insomma, ecco, e ci si è trovati di fronte ad un'aggressione, o comunque una reazione di tipo violento, ecco, più che aggressione. E diciamo che questo non è accettabile assolutamente di fronte a un giornalista che comunque sta facendo semplicemente delle domande, sta facendo semplicemente il proprio dovere. Cioè, voglio dire, si è liberi poi di non rispondere, tutto qui. Certo. Non c'è bisogno di ricorrere alla violenza, insomma, ecco. Ma Aaron, non possiamo fare a meno, purtroppo bisogna fare riferimento ad una iniziativa politica che ha un bel nome, che si chiama La Buona Scuola. E poi magari questa buona scuola ha creato una grossa serie di disservizi, di problemi agli insegnanti, che sicuramente non se la passano molto bene. Cioè, voglio dire, minare dalla base il modo di essere, il modo di vivere di un docente che magari deve adesso lottare molto più di prima per conquistare e tenere il proprio posto, arriva con molta difficoltà a tenere una cattedra per sé, e credo che abbia difficoltà anche non soltanto a tenerla, ma anche a gestirla. Forse sono anche un po' più demotivati. Io credo che in una, diciamo, perdita di valore, bisogna tenere presente anche questa cosiddetta riforma, che ha creato un grosso disservizio nel corpo docente, tanto da, credo, da minare anche la loro, diciamo, integrità educativa. Una persona che, diciamo, vive male il proprio quotidiano, ma non soltanto, è costretta a viaggiare, credo che non sia diciamo, molto ben disposta poi quando deve operare. E credo che in questa giostra, diciamo, di malessere cittadino, dobbiamo documentare non soltanto questa operazione, quindi nell'ambito della scuola, ma anche a livello informativo. Il sistema giornalistico è stato minato, credo di poterlo dire, anche nella sua integrità informativa. Non abbiamo un'informazione obiettiva, e quindi le istituzioni diciamo, ufficialmente operano in modo, e ufficiosamente non fanno altro che sradicare. La domanda qual è? La domanda è questa: il cittadino ormai non ha più la consapevolezza
di uno Stato che diciamo, bada ai propri bisogni, alle proprie necessità. Quindi è un cittadino allo sbando, in difficoltà. E i ragazzi non fanno altro che imitare. Ma, diciamo che il problema sociale, culturale, diciamo anche della, di questa operazione che viene fatta a tutti quanti i livelli, di strutturazione diciamo, della scuola, per come diciamo, si ricordava un tempo, per come era un tempo, quindi poi la destrutturazione, i tagli continui alla scuola, tagli continui alla cultura, tagli continui al, alla ricerca, c'è tutta una serie di operazioni che sono state fatte in tutti questi anni che ovviamente portano a una situazione di disagio sociale e culturale che poi diventa difficile da colmare. Siamo molto indietro rispetto a moltissimi altri stati europei da tanti punti di vista, proprio anche quello, e non è un caso se poi dopo ci sono tanti giovani che si trovano costretti ad andare all'estero per avere un dignitoso futuro, mi viene da dire. E poi certo, chiaramente c'è questo problema dell'informazione che comunque non è sicuramente da poco, perché insomma anche questo rientra in un eventuale disegno di se vogliamo ridurre la conoscenza e la coscienza, poi dopo lo spirito critico delle persone stesse, perché un cittadino che non conosce e che non è informato nella sua totalità, chiaramente è più gestibile per certi versi. E infatti i ragazzini, come tutti noi, insomma, il primo momento è quello del guardare, no? L'apprendimento è quello del guardare. Non so se è stato giusto o non giusto riportare la scena della capocciata fatta lì a Latina, a Ostia, e quindi magari lo spirito di imitazione, che grazie a Dio dalle nostre parti non manca, magari ha suggerito a qualcun altro di dare il pugno, poi qualcun altro magari darà un calcio al giornalista. Non so se questo potrebbe essere utile o no, farlo vedere. Fatto sta che diciamo, sta peggiorando il rapporto fra l'utenza e l'informazione. Quello sicuramente, certo, si potrebbe aprire una riflessione per tante cose, se può essere il caso o meno di far vedere o meno, mostrare o non mostrare. Io credo che quell'episodio andava fatto vedere, andava condannato per come doveva essere. Ciò che si può discutere è, si può discutere, per esempio, io l'ho detto prima, il fenomeno delle fiction messe così allo sbando, diciamo, con la sola rappresentanza della violenza e dei fenomeni violenti, senza poi dopo il contraltare di un'immagine positiva, senza far vedere che questi camorristi in qualche maniera pagano, perché è questo quello che bisognerebbe mostrare ai giovani, allora lì si vede un rischio di emulazione. Quantomeno bisogna fare una riflessione. Poi dopo c'è chi dice: ah, non è vero, così si fanno i favori alle mafie perché devono essere mostrati tutti quanti gli aspetti. Ma almeno un attimo fermiamoci a riflettere, ragioniamoci sopra. Io se ho dei ragazzi che dopo una fiction mi dicono che il loro personaggio preferito può essere Tizio o Caio per quanto riguarda una fiction di romanzo criminale, o Tizio o Caio per quanto riguarda la fiction su Gomorra, oppure mi dicono che il personaggio preferito del capo dei capi è Totò Riina, ecco, io mi inquieto, mi preoccupo. Quindi in qualche maniera forse è questo che va ragionato. Sì. E d'altra parte, se torniamo un attimo sui fatti della Sicilia, noi abbiamo come cittadini, come osservatori, come utenti, insomma, abbiamo diciamo, posizioni diverse che ci creano dei problemi. Abbiamo una ex presidente di tribunale che è stata imputata di corruzione, e quindi questo è stato definito una situazione che violenta, leggo le parole usate, violenta la credibilità del contrasto all'associazione mafiosa.
D'altra parte c'è la situazione del caso Manca che si sta tentando di archiviare. Sono due facce di uno stesso problema, però trattate in maniera diversa. Che idea si fa il cittadino? Quale delle due parti è vera in questo comportamento? Beh, ci sono due aspetti. Chiaramente non possono essere messi sullo stesso piano l'archiviazione del caso Manca con la vicenda della dottoressa Saguto, presidente, ex presidente del Tribunale Misure di Prevenzione. Lì siamo di fronte a una situazione grave. Entrambe sono gravi, entrambe sono due cose gravi a mio avviso, perché da una parte parliamo di un caso di mancata giustizia, mancata verità, parliamo di un... Adesso io mi auguro che si riuscirà a fare appello da parte della famiglia Manchi, i legali della famiglia Manca riusciranno a impedire che ci sia questa archiviazione, che un giudice abbia il coraggio di andare fino in fondo. Io noi non siamo convinti, così come lo è la Procura di Roma, che gli elementi non ci siano per arrivare a un processo, o quantomeno per andare avanti, o quantomeno per approfondire, diciamo, una vicenda, tornare su una vicenda che comunque presenta dei fatti che sono inquietanti, oscuri, al di là di quello che la Procura può aver punito. Scusami se ti interrompo, Aaron. Questa iniziativa di elementare appello è sostenuto, correggimi se sbaglio, dalla raccolta di 30.000 firme. Uno dei firmatari è Salvatore Borsellino e Ciotti, e Don Ciotti. Quindi voglio dire, ci sono 30.000 persone che sono vicino alla famiglia Manca, eh? Sì, no, assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, addirittura c'è un dato che noi dobbiamo cogliere da questa richiesta di archiviazione, perché la richiesta di archiviazione della Procura di Roma, ripeto, è importante che i cittadini abbiano firmato questa richiesta per non archiviare, anche perché il sostegno, diciamo, alla richiesta di vera giustizia deve essere qualcosa che non è solamente demandato alla magistratura o ai familiari vittime di mafia, ma deve essere un impegno di ognuno. E chiaramente voglio cogliere, così come ha fatto l'avvocato Repici, che è l'avvocato di parte civile assieme a Antonio Ingroia della famiglia Manca, il quale ha ricordato che proprio la conclusione della Procura di Roma dimostra in qualche maniera che non si dice che Attilio Manca è neurinomane oppure è morto per questo motivo, come invece ha sostenuto la Procura di Viterbo con un processo e con le risultanze investigative a mio avviso strampalate. Anzi, dice che è vero che ci sono delle risultanze acquisite dall'ufficio sull'omicidio di Attilio Manca, ci sono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma sono delle dichiarazioni che in parte si contraddicono e non consentirebbero di arrivare a un processo per ottenere quindi una condanna ai responsabili dell'omicidio Manca. Quindi diciamo che da una parte si archivia, ma dall'altra si certifica appunto che si è di fronte a elementi che riguardano un omicidio, non un suicidio, come a lungo si è fatto credere. La conclusione chiaramente non è quello che i familiari vogliono, e quindi per questo appelleranno al GIP per non archiviare. E ci auguriamo che si arrivi appunto a un dibattimento, a un processo, insomma, ecco. Certo. Una vicenda, Aaron, che invece sembra aver trovato la sua conclusione è quella di Marcello Dell'Utri, vale a dire che il Tribunale di Sorveglianza ha chiuso la vicenda con un no rispetto alla istanza presentata, istanza di scarcerazione per motivi di salute, è stata presentata appunto dai legali del cofondatore di Forza Italia. Ora, Aaron, come dice il direttore Giorgio Bongiovanni nel suo articolo, sempre pubblicato sul sito, sarebbe opportuno che Dell'Utri, piuttosto che pensare ad una scarcerazione per motivi di salute, pensasse
ad una apertura, diciamo così, nei confronti della magistratura. Allora, se facciamo l'ipotesi, sappiamo assurda, ma facciamola comunque, se dovesse decidere di parlare dell'Utri, su quali aspetti fondamentali della trattativa Stato-mafia lui potrebbe informare la magistratura, secondo te? Ma innanzitutto potrebbe dirci se, come, in che modalità abbia partecipato all'eventuale trattativa, c'è un processo in corso per stabilire insomma il suo grado di responsabilità, ma chiaramente saperlo dalla sua voce avrebbe tutta un'altra valenza. Potrebbe dirci quali erano i rapporti con i mafiosi Vittorio Mangano, con Giuseppe Graviano, con altri mafiosi, che cosa ha sentito e ascoltato in quell'incontro che è stato provato nella sentenza del processo per concorso esterno, i suoi incontri con Stefano Montade e Silvio Berlusconi. C'erano riunioni proprio a Milano con l'imprenditore allora Silvio Berlusconi, quindi sarebbe interessante sapere dalla sua voce che cosa si erano detti insomma con questi boss, non avere anche una voce dall'interno. Poi potrebbe dire tante altre cose. Marcello Dell'Utri comunque ha avuto rapporti anche con altri personaggi, diciamo quantomeno borderline. Ricordo che comunque è sotto inchiesta anche per il processo della P3, ha tutta una serie di rapporti che sono provati con la mafia fino al 1992, chiaramente. Poi c'è il processo appunto sulla trattativa Stato-mafia. Questi possono essere alcuni degli esempi. Purtroppo è una vicenda che è ben lungi dall'essere definita e finita, questa del rischio o pericolo di scarcerazione di Marcello Dell'Utri, in quanto innanzitutto oggi è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. C'è tutta una richiesta politica per una sua scarcerazione, ma oltre a questo è in pendenza al tribunale, alla procura, davanti al tribunale di Caltanissetta, la revisione, l'istanza di revisione del processo nei suoi confronti e conseguenzialmente anche un'istanza di sospensione della pena. Quindi stiamo aspettando, siamo in attesa, ci sono tutta una serie di azioni. Reiteratamente la difesa dell'Utri cerca di far uscire il proprio assistito dal carcere, e continuamente i tribunali di sorveglianza dicono che la sua condizione di salute è compatibile con quella del carcere. Però non è un caso se oggi appunto ci troviamo che viene disposto magari un ulteriore accertamento, come è giusto che sia. Ripeto, tutti quanti hanno diritto ad avere a godere di un buono stato di salute, tutti quanti carcerati di avere assistenza medica, e se c'è un giudice, più di uno in realtà, che ha dichiarato che Dell'Utri può ricevere in carcere le cure, non vedo perché bisogna insistere ancora su questa cosa, perché ci sono periti che si sono espressi, ci sono medici legali, insomma, ecco. Sì, diciamo che si può considerare conclusa questa prima istanza, no? Sicuramente ci saranno tutta un'altra serie di azioni che verranno intraprese, questo è indiscutibile, insomma, ormai abbiamo capito come c'è da regolarsi in questo caso. Passando invece, Aaron, ad un altro... Sì, scusa se vi interrompo, ma c'è un aggiornamento importante per quanto riguarda la sparatoria in Florida. Praticamente è stato catturato l'autore della sparatoria in una scuola di Parkland in Florida, è stato preso a circa un miglio di distanza, conferma lo sceriffo di Parkland. Si tratterebbe di un giovane studente ventenne, secondo alcune testate, con problemi. Questo è quanto. A voi di nuovo. È una notizia in divenire questa, quindi credo ci saranno aggiornamenti anche prima della chiusura, Massimo. Comunque, naturalmente, quando ne hai bisogno ci chiedi la linea. Sì, alla fine poi la riepiloghiamo, comunque, d'accordo. Sì, d'accordo. Allora, Aaron, tornando alla rassegna stampa del sito di Antimafia 2000, un altro articolo, questa volta a tua firma,
Trattativa. Bagarella presenta una memoria, Mori chiede il ne bis in idem. Allora, c'è stata la prima udienza dedicata alle discussioni difensive, al processo appunto trattativa Stato-mafia, e il Presidente ha comunicato che appunto Luca Bagarella ha consegnato una memoria difensiva autografa, nella quale si dichiara. Chiede comunque di essere assolto dal reato contestato per non averlo commesso, cito direttamente appunto dall'articolo. È una dichiarazione questa, una memoria che vi aspettavate o è stato un fuoriscena? Ma diciamo che il fatto che sia stata presentata in anticipo rispetto alla discussione del proprio legale, che comunque parlerà, dirà più avanti, prenderà la parola e dirà quelle che sono le sue conclusioni, è stato un fuori programma, diciamo, per certi versi. Non ci stupisce perché comunque Bagarella è uomo di proclami, è un boss mafioso fedelissimo di Rina, oggi che Rina non c'è più, comunque ogni sua parola ha un peso e chiaramente non è che può dire che lui ha trattato con lo Stato, così come rifiutava Rina che aveva trattato con lo Stato, neanche lui può passare per quello che stringeva in qualche maniera accordi sotto banco, diciamo, per certi versi, cioè doveva costringere, doveva sottomettere lo Stato. Questo era l'intento di Rina e Bagarella rispetto agli altri, ma non che c'erano accordi sotto banco o situazioni strane per quanto riguarda le stragi. A cosa mi riferisco? Mi riferisco per esempio a quelle parole di Rina quando a Totò Cancemi, che gli chiedeva: ma allora cosa ci dobbiamo dire ai ragazzi su Capaci? E lui diceva: che ci dobbiamo dire la verità, se la vengono a sapere i picciotti, in qualche maniera qua finisce tutto. Quindi chissà che cosa si riferiva in quel momento Rina con Cancemi, fanno sottintendere che comunque c'è una verità non detta per quanto riguarda le stragi, come questa, tante altre. Dicevo, Bagarella, l'uomo dei proclami, lui è uno di quelli che aveva fatto la lettera contro il 41 bis nei primi anni del 2000, è anche diciamo, colui che in qualche maniera nel 1993, insieme a Brusca, Messina Denaro, Di Graviano, ma anche Provenzano, che non si opponeva, o perlomeno se si opponeva solamente dietro le quinte, ha portato avanti la strategia stragista, portando poi le bombe in continente, quindi Firenze, Roma, Milano. Chiaramente diventa difficile, insomma, vedere come lui sia fuori da questo ragionamento della trattativa Stato-mafia. È praticamente impossibile. C'è Brusca che lo dice chiaramente, che di fatto tutto quanto quello che portarono avanti nel 1992 e poi dopo nel 93, dopo l'arresto di Rina, era finalizzato per far tornare i soggetti dello Stato in qualche maniera a trattare ed aprire questo dialogo che c'era con la mafia, perché comunque tra mafia e istituzioni, perché comunque c'era il papello che era ancora in ballo all'epoca. Certo. Io, Aaron, devo tornare a farti una domanda, una considerazione insieme sul caso Manca, anche perché anche dal cittadino qualunque, diciamo, le falle in questa storia sono tantissime. E viene voglia di chiedere, ma diciamo, è stata individuata una trattativa Stato-mafia, ma è stata debellata o è ancora in corso? Cioè, voglio dire, ci sono tanti, sicuramente, come diceva l'ex giudice, come dice l'ex giudice Ingroia, porteranno a fare un ricorso, cioè l'appello a eventuali decisioni di archiviazione. Ma leggendo un po' la storia di questo medico che è stato barbaramente ammazzato, insomma, non si può non considerare che, diciamo, imbastita, non possa essere, diciamo, con le prove raccolte, eccetera, diciamo, una storia credibile. Allora, il dubbio è che ci sia ancora, diciamo, una trattativa silente in corso che impone alcune regole o no? Ma diciamo che ci si può riferire
alla vicenda del caso Manca, ma ci si può riferire a tantissime altre vicende di mancate verità, penso alle stragi di Capaci, Via D'Amelio, Bologna, l'Italicus, l'Italia di queste mancate verità è piena di pezzi mancanti, manca, è sparita l'agenda rossa, è sparito, sono spariti i documenti di Falcone, quelli dalla Chiesa, sono sparite tante, tante cose, sono tante vicende su cui ancora è come se ci fosse un bollo di segretezza anche istituzionale, a mio avviso, perché comunque il problema che abbiamo in questo, in tutte queste ricostruzioni di queste vicende anche processuali, anche nei processi l'abbiamo visto come quello adattativo a Stato Mafia, è proprio il silenzio tombale che quasi sempre viene portato avanti non tanto da collaboratori di giustizia, ex mafiosi o anche dai mafiosi stessi, ma viene portato avanti quasi esclusivamente e soprattutto da una pletora di uomini politici, istituzionali che non ricordano, un momento non c'erano, se c'erano stavo male, quindi non posso dare contributo a questa cosa, quindi non mi ricordo bene, quindi tutta una serie di situazioni che voglio dire, più passano gli anni, poi più diventa difficile ricostruire tutti quanti i tasselli. Certo è che per quanto riguarda proprio la vicenda Manca rappresenta plasticamente proprio un qualcosa di veramente assurdo, cioè non ci sono dei fatti che riguardano tutta quanta la vicenda, che come appunto i buchi al braccio sinistro quando lui era mancino, tutta una serie appunto le dichiarazioni del procuratore di giustizia. Cioè ci sono tutta una serie di passaggi che proprio non tornano, tutta l'intera vicenda, anzi consiglio ai radioascoltatori di leggere un libro Suicidate Attilio Manca del mio collega e vice direttore Lorenzo Baldo, dove queste vicende vengono ricostruite interamente. Chiaramente nel libro si arriva fino a qualche anno fa, dove addirittura si sono anche aggiunti i collaboratori di giustizia che hanno parlato del caso Manca, quindi addirittura gli elementi rispetto all'uscita del libro sono ancora maggiori. Bisogna capire bene cosa questa richiesta di archiviazione, leggere bene le motivazioni e aspettare appunto che la famiglia faccia questo ricorso, che un giudice possa valutare bene e magari appunto non permettere che ci sia questo silenzio tombale, anche perché non lo merita la famiglia, non lo meritano tutti quanti italiani onesti. Esatto. Aaron, un'ultima domanda al volo, rapidissima. Credi che ci sia un rigurgito fascista in corso nel nostro paese? Guarda, questa purtroppo non è che credo, è data dai fatti. Ci sono una serie di fatti che si sono sviluppati nel corso di questi ultimi anni e che hanno trovato ultimo sfogo in quanto avvenuto a Macerata, con la sparatoria a Macerata contro degli extracomunitari. Per carità, è sicuramente c'è da chiarire la vicenda della morte della ragazza di Pamela Mastropasqua, che sicuramente è un fatto efferato, che ha visto il coinvolgimento di nigeriani, ma non per questo si può autorizzare una persona che poi agire, sparare, fare vendetta, non si sa il nome bene di chi o di per cosa o per come, e poi che si fa catturare in quella maniera con il braccio destro alzato, il tricolore e quant'altro. Ma fenomeni di questo tipo ne sono stati multipli, penso all'aggressione al centro sociale in Lombardia, adesso non mi ricordo bene, credo Como, si trattava il comune, però non ne sono certo, quindi non voglio dire corbellerie. Comunque a Nord Italia lo stesso, ci sono state che durante una riunione dei centri sociali sono intervenuti dei soggetti interrompendo la seduta per leggere il loro manifesto contro l'immigrazione, contro diciamo
abbiamo appunto l'integrazione, eccetera, eccetera. Oppure lo stesso, sempre in Lombardia, che gente che si ritrova in delle piazze e allo stesso momento alzano tutti quanti, fanno il saluto romano. Ci sono tutta una serie di attività, di situazioni che sono gravi, è inutile, non ci si può nascondere dietro un dito. Questo è un malessere sociale che monta sulla scusa di un flusso, quello migratorio, che continua comunque, anche se bisogna dire che la cosa che forse pochi sanno è che l'Europa non è il paese dove i flussi migratori sono più presenti in tutto quanto il mondo, però magari questo molti lo ignorano, però sicuramente l'Italia ha un problema che si trova a dover gestire. Sarebbe necessario l'intervento europeo, sarebbe necessario che si faccia un'analisi generale. Sicuramente non si può, non può valere semplicemente il concetto per tutti che questi disperati, nessuno ragiona il fatto che la gente scappa perché non ha condizioni ideali, scappa da una situazione di guerra, da una situazione di povertà estrema, da situazioni, e molti di questi neanche vengono qui per rubare o sono qui di passaggio. Ma molti di loro, Aaron, comunque non vengono neanche qui per rimanerci, più delle volte è un territorio di traffico. Il problema è che la legge gli impedisce, perché se arriva un clandestino che deve essere identificato prima di poter andare via, e più delle volte in paesi che non posseggono un'anagrafe, la cosa diventa abbastanza complicata. Sì, no, quello sicuramente, ma c'è anche attenzione, qui poi bisogna fare il distinguo, bisogna ragionare, un conto sono, bisogna creare, cioè il problema non è quello delle, qui si generalizza, è un problema molto vasto e molto profondo su cui bisogna veramente seriamente riflettere, sicuramente con, non banalizzando e non generalizzando, sicuramente bisogna interrompere i flussi migratori clandestini, ovvio che quelli non sono non sono sicuramente un problema, ovvio, anche perché si mette a repentaglio la vita di questi stessi migranti. L'ideale sarebbe cercare di favorire, diciamo, i flussi migratori tramite canali privilegiati, ma questo poi, diciamo, non è sempre possibile. Non so nemmeno se, visto che gli scandali che sono anche emersi con le prigioni che ci sono in Libia, cioè, si vede che anche l'altra soluzione che era stata trovata al problema non era assolutamente una soluzione, cioè, quindi c'è qualcosa che non va, insomma, manca un po' di umanità, ho questa impressione, che a cui combacia questo rigurgito fascista di cui parlavi, che molto probabilmente i cui effetti li vedremo anche nelle prossime elezioni, perché rigurgiti, se, diciamo, partiti pseudo fascisti o comunque di destra, fortemente di destra, con connotazione fortemente di destra e razzista, non perché essere di destra significa essere poco di buono, assolutamente. Cioè, sono state persone di destra che erano anche lungimiranti e avevano atteggiamenti, anche idee politiche per certi versi, per esempio sul fronte della giustizia, magari condivisibili, diciamo che questo forte rigurgito con connotazioni vicine al razzismo, al fascismo, sono presenti, sono forti, e sembra veramente di tornare ad anni fa, ad anni bui. Io spero che il clima, i toni si abbasseranno anche in questa campagna elettorale, che si abbassino un po' i toni, perché ne ho sentite tante e troppe sui fatti di Matteo. Si sta un po' esagerando, insomma, si sta un po' esagerando, no? Sì, assolutamente. Allora, sono le 22:55, io ti passerei la linea, Massimo, se hai aggiornamenti. No, stavo consultando, ma aggiornamenti non ci sono, c'è, diciamo, l'ultima notizia rimasta, quella che parla
della cattura dell'autore della sparatoria in una scuola, ricordiamo, di Parkland in Florida. Ci sono stati morti e feriti. È stato preso dunque a circa 1 miglio di distanza, conferma lo sceriffo di Parkland. Ecco, si tratterebbe di un giovane studente, ventenne, secondo alcune testate, con problemi. Quindi ricordiamo che questa sparatoria c'è stata in Florida, ci sono morti e feriti, catturato il killer. Poi c'è un'altra notizia che abbiamo appreso a proposito di voragini mega galattiche, no? Come quella che si è verificata a Roma. Ecco, crolla anche un pezzo di strada sulla E45. La Orte Ravenna che tutti conoscete, ecco, c'è stato praticamente, noi lo apprendiamo, la fonte da il sito inmeteo.net, ma vi faccio una sintesi: dopo giorni di segnalazioni arrivate da diversi utenti in seguito a evidenti crepe e cedimenti, è definitivamente crollata nella giornata di lunedì una grossa porzione di strada sulla E45 tra le uscite di Pieve Santo Stefano Sud e Pieve Santo Stefano Nord in direzione Cesena. A cedere la piazzola che si trova al chilometro 152 nord, appena superata l'area di servizio di Pieve Santo Stefano. Dunque, le segnalazioni avevano portato a delimitare con luci e pannelli la zona tra la piazzola e le corsie di transito. Anche per questo sono state scongiurate conseguenze gravi per gli automobilisti. L'E45 è considerata da molti la strada della vergogna, in quanto soggetta a pesante e frequente dissesto, piena di buche, una strada che probabilmente sta supportando una mole di traffico superiore a quello per il quale era stata pensata. Il transito dei veicoli dopo l'accaduto continua in una sola corsia, sulla corsia nord verso Cesena, è regolare sulla corsia sud. Dunque, questa è la situazione. Hanno messo tanti autovelox in mezzo, cioè dappertutto, in tutte le strade, e molti giornali, anche qui nel veneziano, riportano notizie secondo le quali diciamo, il ricavato delle multe andavano sulla manutenzione delle strade. Ebbene, non si è visto niente di tutto questo, anche qui ad esempio nel veneziano sono piene di buche e quindi, e sì che multe vi assicuro ne hanno fatte tantissime. Dunque, 22:57, un flash rapido se c'è qualche aggiornamento sulla sparatorio in Florida. No, rimane questa notizia perché è stato catturato l'autore di questa tremenda sparatoria. È tutto, dunque io vi restituirei la linea a te Antonella e Ugo, salutando anche l'ospite Aaron Pettinari che conosco e augurando anche un buon lavoro. Scusate un attimo, Tonella, volevo un attimo prendere la parola. Sono stato in silenzio ad ascoltarvi con tanto interesse perché mi piace quando parlano. Io volevo un attimo rifarmi a un'informazione, no? Quanto scritto su un giornale, sul Fatto Quotidiano, è riportata una notizia che ricalca un po' il discorso quando avete parlato sul fatto di Macerata, infatti di, diciamo, se esiste un rigurgito fascista in Italia. Da un sondaggio fatto, addirittura a Macerata la Lega è aumentata. Dopo i fatti appunto di Macerata, la Lega ha aumentato il suo peso politico e il centrodestra avanza ancora di più dopo questi fatti. Quindi fa capire che questi messaggi dati di violenza si vede che agli italiani vanno bene. Cioè, questo è il mio pensiero. Anche Quindi messaggi che mi auguro fomentano la paura, lo che in ogni casa così dopo stanno ancora meglio. Ti ripasso la linea, scusate il mio intervento. No, no, anzi, grazie. Però questo perché ci dà la possibilità comunque di evidenziare quanto venga fomentata la paura, giusto, Aaron, sui territori. Comunque, vogliamo parlare di migrazione, facciamolo pure, ma ci sarebbero tanti altri aspetti della stessa situazione che andrebbero analizzati, perché la tensione sociale c'è, cioè, sia sì per l'immigrazione, ma anche per la mancanza di lavoro, per un abbandono completo dei territori. Come te lo dicevo poc'anzi, una città come Bari, se
si sveglia un giorno e scopre che una giornalista viene aggredita, ma non c'è nulla di cui meravigliarsi, perché da sempre Bari è scenario di situazioni di questo genere, sparatorie nel al mercato, tra la folla, senza nessun problema, per strada. Cioè, ormai è diventato per noi cittadini normale, non capisco di cosa ci si voglia o si possa dire. C'è un'altra considerazione che dobbiamo fare, però, per essere obiettivi. Oggi leggevo sul quotidiano locale che sono stati destinati circa 90 milioni di euro, sì, 90 mila euro, adesso non ricordo, sì, 90 mila euro, per accogliere meno di 10 migranti nella nostra città. E questo, diciamo, queste notizie credo creano, secondo me, interesse soprattutto per chi il lavoro non ce l'ha, l'ha perso. Sono notizie che inevitabilmente creano problemi sociali. Anche queste notizie, cioè, pur non essendo violente, creano delle forti tensioni sociali. A destinare una somma così alta per avere, diciamo, ospiti pochi migranti, problema è la gestione, non possiamo ritenere la gestione politica, questo. D'altra parte, Aaron, tu che parte della tua vita in una regione come le Marche, tutti noi siamo rimasti esterrefatti quando abbiamo sentito parlare di Macerata, perché coinvolta in un evento di questo tipo. È una cittadina tranquilla, non balza mai agli onori della cronaca per fatti di sangue, per cui una cosa così sicuramente ha colpito l'immaginario collettivo in maniera particolare. Non voglio dire che ci sia stata una sorta di programmazione alti livelli, ma sicuramente questo ragazzo non era sconosciuto, si sapeva benissimo quali simpatie politiche nutrisse, quali fossero le sue. Quindi, Aaron, probabilmente non sarebbe anche arrivato il momento da parte dello Stato di essere presente in maniera più che evidente sui territori? Cioè, non può continuare ad essere un passo indietro. Non sono cose queste che dovrebbero stupirci, no? Ma dovrebbero essere prevenute. Ormai gli strumenti ci sono e ci sono anche in parte le conoscenze necessarie. Allora cosa c'è? Una mancanza di volontà? Uno spartirsi il territorio? Ma io non so se c'è uno spartirsi al territorio o meno. Io credo che siamo di fronte a una situazione che al momento è di forte attesa, di forte disagio. Quello che diceva Ugo riguardo ai fondi che vengono destinati per l'immigrazione, chiaramente le notizie vengono date, ma poi vengono date magari in maniera incompleta o non vengono spiegate nel loro pieno dettaglio. Molto spesso succede che molti pensano: ah, questi immigrati si prendono tutti quanti questi soldi. No, non è così. In realtà, se non erro, sono pochi euro quelli che prendono al giorno gli immigrati durante l'arco di una giornata, di tutti quelli che vengono destinati alle cooperative. Cioè, ci sono addirittura intercettazioni dove, che abbiamo sentito tutti, Mafia Capitale e quant'altro, dove addirittura si dice che si fanno più soldi con gli immigrati che non con la droga. Cioè, diciamo che il problema, ripeto, è molto complesso, è molto generico, è molto, va affrontato su più livelli, va sviluppato in maniera capillare. Ci sono questioni che sono che sicuramente ci fanno pensare e ci possono portare come cittadini, come che spero la politica, ma le istituzioni intervengano, proprio perché il fatto, cioè, per esempio, il discorso di essere antifascisti, cioè non si può essere ignoranti, è la Costituzione che lo dice che l'Italia è antifascista, cioè okay. Questo è il discorso, quindi non bisogna permettere. Invece qui oggi siamo di fronte a un problema che ritorna, una questione che ritorna, perché ci si nasconde ci si trincera dietro le opinioni, alla libertà di manifestare il proprio pensiero. Ma qui questa non è libertà di pensiero, è altro, questo è il problema. Se
non si vuole accettare e capire questo, vedo che la situazione comunque rischia veramente di diventare sempre più una polveriera. Esatto. Va bene, Aaron, non ti tratteniamo oltre, ti ringraziamo per essere stato... Scusate se intervengo sempre perché mi è venuto. Un'ultima cosa, due proprio minuti, Aaron, se mi puoi dare una risposta, no? Prego. Hai sentito, no, l'ultima di Berlusconi che nella campagna elettorale sulle intercettazioni minaccia addirittura un nuovo bavaglio, perché dice che quello che entrerà a giugno, quello di Renzi, è acqua fresca. È troppo sotto. Cioè, non devono mai essere rese pubbliche addirittura, e vuole dare pene per chi lo fa. Ma siamo alle solite, Berlusconi non è la prima volta che propone qualcosa del genere, e qualora dovesse vincere o comunque riproporre di nuovo, qualora volessero andare a questo delirio, a questa follia chiaramente anticostituzionale, perché si va contro all'articolo 21 della Costituzione, sarebbe un fatto gravissimo. Già così noi giornalisti non possiamo essere contenti, e il Dino non può essere contento, perché le informazioni col nuovo ordinamento arriveranno in maniera molto, ma molto, molto più frammentata rispetto a quella, e chiara rispetto a quella che era prima. E con qualora dovesse veramente non si dovesse pubblicare nulla, sarebbe ancora più grave. Anzi, il sospetto che ho è che veramente vogliono, cioè Berlusconi non fa cenno che in base al nuovo ordinamento si possono pubblicare, cioè, già oggi solamente quelle rilevanti sono pubblicabili, non quelle irrilevanti. Quindi quando mi fa l'esempio nessuno può parlare con sua moglie liberamente, già quelle vengono buttate via, non vengono pubblicate, sta dichiarando il falso, sta mentendo agli italiani. Però nessuno glielo dice. Questo è un problema. Era appena detto Aaron. Quindi almeno un italiano che glielo dice c'è Aaron. Quindi. Sì. Grazie Aaron per essere stato con noi quest'oggi. E buon lavoro a te. Sempre a buon lavoro. A tutta la redazione. Grazie alla redazione di antimafia2000.com. Ricordo a voi ascoltatori che è possibile effettuare gli abbonamenti sia al cartaceo che al formato PDF. Trovate il link relativo sull'home page di antimafia2000.com. Ringrazio Ugo per la regia, ci ha seguiti da Modena. Ciao Ugo. Ringrazio Massimo Bonella, Rosario Moreno e tutti voi per averci seguiti sino ad ora. Grazie e buonanotte, mercoledì prossimo. Arrivederci. Salve a tutti.